Si è svolto oggi lo storico sciopero dei lavoratori di Coop Alto Garda, decretato dai sindacati CGIL, CISL e UIL. La causa è la disdetta del contratto integrativo, che sarà effettiva a partire dal 31 dicembre. Circa 70 su 170 effettivi, i dipendenti che hanno incrociato le braccia. La manifestazione di protesta ha preso il via già dalle 8 in piazza Mimosa a Riva, presso la sede dell'azienda. Il picchetto si è pacificamente radunato esponendo le bandiere sindacali. I lavoratori si sono poi portati presso il punto vendita di Chiarano e poi al Blue Garden. Da parte sua, Coop Alto Garda ha fatto il possibile per creare meno disagi possibili ai clienti, anche se comunque alcuni banchi delle carni sono rimasti chiusi, richiamando gli stagionali ed incrementando le ore di lavoro dei presenti. Azione questa ritenuta antisindacale e per la quale i rappresentanti si riservano azioni legali. Sciopero storico oggi per Coop Alto Garda, quali sono le rivendicazioni sindacali che andate a chiedere? Sì, è uno sciopero storico, la rivendicazione è riferita innanzitutto alla volontà di voler impedire alla Coop Alto Garda di disdettare il contratto integrativo, per cui togliere un centinaio di euro di busta paga ai lavoratori e togliere praticamente il contratto integrativo, lasciarli solo quanto deriva dal contratto nazionale. La richiesta è quella che si rifaccia un contratto integrativo, perché non è accettabile che i lavoratori paghino determinate scelte della Coop, e se c'è disavanzo di bilancio, questo non è sicuramente colpa dei lavoratori, ma delle scelte e del fatto che la Coop, a mio modo di vedere, rispetto al potenziale che abbiamo qui in zona Riva Arco con più di 16.000 soci, questi 16.000 soci non sono incentivati a venire a fare la spesa alla Coop, vanno da altre parti, scelte che dal punto di vista economico pesano non poco sulla cooperativa. Quali sono le proposte dei sindacati alla direzione di Coop Alto Garda? Ma innanzitutto la richiesta di ritiro della disdetta, però durante la trattativa abbiamo provato a fare altre proposte che potessero conciliare le diverse esigenze, arrivando a un possibile congelamento della disdetta. La cosa pareva in prima battuta accettata dalla direzione, in realtà c'è stata una marcia indietro che ci ha fatto capire che non c'è possibilità di conciliare le parti, per cui siamo purtroppo arrivati a una scelta come quella dello sciopero, che speriamo possa dare una scossa a tutta la trattativa e riportarci al tavolo con delle azioni che possano portare al rinnovo del contratto che i dipendenti si aspettano. Coop Alto Garda da 3 anni ha il bilancio in rosso e quindi ha deciso di tagliare gli stipendi per avere un risparmio economico. Come rispondono i sindacati a questa scelta? I sindacati fin da sempre si sono dimostrati capaci di affrontare anche situazioni di difficoltà. Abbiamo proposto l'apertura delle trattative con pari dignità al tavolo. Tutti i nostri tentativi sono finiti, come dire, in situazioni non coerenti, perché prima ci avevano, come dire, abbiamo accordato un congelamento per poter sedersi su un tavolo a pari dignità. Improvvisamente il Coop Alto Garda ha cambiato idea, volendo dettare solo le proprie condizioni. Questi per noi non sono, come dire, accettabili, quindi quello che chiediamo è, nel rispetto dei lavoratori e del lavoro, di smettere con i bracci di ferro, col braccio di ferro e con le prese di posizione, e umilmente sedersi su un tavolo e cercare di affrontare concretamente quelle che sono le problematiche. Lo chiedono i lavoratori, dimostrandolo anche oggi, essendo qua su questa piazza. Noi siamo convinti che la via da seguire è quella di riaprire immediatamente le trattative. Abbiamo chiesto un'unica condizione, il congelamento di quella che è la disdetta. Se questa è una condizione accettabile, noi siamo disposti a sederci su un tavolo e affrontare, come abbiamo detto, i problemi. Se continua il braccio di ferro, noi continueremo ad essere sulla nostra posizione. Ma voi sapete qual è il bilancio dell'azienda e cosa andrà a risparmiare con questo taglio dell'integrativo? La cosa che più ci spaventa è che fino ad oggi, con tutte queste discussioni, non abbiamo avuto l'occasione di vedere in concreto quali sono i dati economici e quali sono le strade da seguire. Quindi, su una
non ci danno la possibilità di capire qual è il risparmio, quali sono le strade da seguire. Abbiamo dimostrato anche l'anno scorso con l'accordo di rilancio che siamo capaci di fare accordi che permettano la continuazione dell'attività. Quest'anno non ci è stata data la possibilità proprio di discuterla, perché pur avendolo richiesto più volte, i dati economici non ci sono stati ancora forniti. Bruno Stanga, storico dipendente di Coop Alto Garda, da 31 anni lavora nell'azienda. Cosa ne pensa di questa situazione che si è venuta a creare? Da questa situazione non si dovrebbe mai essere arrivati, però purtroppo abbiamo avuto un CDA e una direzione che si è permessa di disdettare un contratto integrativo che in Coop Alto Garda c'era da, non dico da prima che arrivassi io in Coop, quindi anche probabilmente da 35 anni, e questo secondo me è stato un atto proprio veramente, un atto gravissimo, che e oggi noi siamo qui per ribadire che sia il caso di tornare al tavolo delle trattative, ma con un clima diverso e non con sul tavolo, che sul tavolo ci sia questa disdetta che azzerra praticamente tutto quello che è stato fatto. Un'azienda che tu hai visto crescere in questi 30 anni, adesso c'è preoccupazione anche da parte tua. Ma certo, la preoccupazione c'è, dopo non è che si può nascondere dietro a qualcosa, però sappiamo tutti che il momento che viviamo adesso anche sul nostro ramo, quello che è il commercio, è un momento un attimo in difficoltà, anche se noi siamo in una zona che, a dire il vero, anche quest'anno ci sono i più sulle vendite, non certo i meno. Dopo, fuori da questo, sicuramente un'azienda va anche gestita nel modo migliore che si possa fare, e secondo me c'è qualche problema, c'è. Io ho fatto un esempio all'ultima assemblea ai dipendenti, secondo me un'azienda come la nostra, una cooperativa, un'azienda privata, qualunque azienda, per funzionare bene deve esserci la direzione, deve fare bene il proprio lavoro. I dipendenti altrettanto devono fare bene il proprio lavoro, ma certo non è che risolvi i problemi, non risolvi i problemi andando a raccogliere spiccioli sulle buste paga dei dipendenti.